cose che voglio sottolineare. Io parlo adesso come rappresentante di una delle associazioni che ha lanciato la manifestazione di Roma, che è Libertà e Giustizia. Il manifesto di questa manifestazione, che è dato la Via Maestra, potete trovarla se vi interessa su internet, e ha avuto ben 5 firmatari, che sono Rodotà, Zagher Beschi, che è il nostro presidente onorario di Libertà e Giustizia, Landini per la FIOM, poi c'è Lorenza Carlassare, che è una costituzionalista, e c'è anche Don Ciotti, che rappresenta l'Associazione Libera. Questa è una cosa che dovrebbe, a me non mi ha fatto molto piacere, penso che farà piacere a tutti, perché così come nello scrivere la Costituzione si sono confrontati, si sono messi d'accordo tante componenti di estrazione politica e ideologica diversa, così anche stavolta in difesa della Costituzione si sono mobilitate persone appartenenti ad aree culturali e ideologiche diverse. Però tutti concorrono allo stesso scopo, salvaguardare la Costituzione. Ora, io ero insegnante, ho insegnato, sono riuscita a sopravvivere a 36 anni di insegnamento, non è stato facile sempre, però sono tornata nelle scuole in questi anni come rappresentante di Libertà e Giustizia per parlare agli alunni, per scoprire quanto poco questi sa della Costituzione, ma di quanto per certi temi possono interessare, perché per esempio abbiamo letto un bellissimo discorso del 1955 di Piero Calamandrei dedicato agli studenti. Ed è bello vedere come Calamandrei abbia detto, abbia sottolineato le varie parti della Costituzione, ma ha detto una cosa che è bellissima, che ti rincausa tutti, cioè che la Costituzione è un pezzo di carta. Un pezzo di carta si può far cadere per terra, un pezzo di carta non può camminare da solo. Voi dovete essere le gambe della Costituzione. È per questo che noi ci sentiamo, come circolo, impegnati soprattutto a fare questo lavoro nelle scuole, ma non solo nelle scuole. Naturalmente penso che tutti abbiamo bisogno di imparare un po' meglio cosa dica la nostra Costituzione. Io, devo dire, sono uscita da una scuola vecchissimo tipo, però a mia scuola hanno insegnato il liceo classico, diritto. Hanno insegnato tantissime cose, ma la Costituzione proprio no. E forse anche per questo che sono riusciti a fare quell'operazione tremenda che secondo me gli permette a tutti di ignorare cosa sia scritto nella Costituzione. E quindi violare, perché lì c'è tutto. Si parla della dignità delle persone, si parla del diritto delle lavoratrici a essere retribuito quanto i lavoratori. Si parla della non ammissibilità della tortura nelle carceri, tortura psicologica o anche fisica, e noi sappiamo che purtroppo questo avviene. Ci sono delle cose particolarmente interessanti, cioè si parla, si dà libertà alle imprese, certo, la libertà delle imprese, però nei limiti della responsabilità sociale. E si parla anche del dovere di tutti di contribuire secondo il proprio reddito alle spese dello Stato. Penso che questo ci faccia capire qualche cosa. C'è un personaggio che pretende di essere un grande statista, si è permesso di evadere per milioni di euro. La cifra che ha evaso questo personaggio, che forse non so, forse non tutti conoscete, sono solo 20 anni che se ne parla, ma pensate quante persone non si sarebbero uccise, oppure quante persone non soffrirebbero perché non possono andare i figli a scuola, o non soffrirebbero addirittura la fame, se questa persona ha tanti come lui, perché certo non è l'unico, avessero fatto il loro dovere di buoni cittadini. In fin dei conti poi è per questo che, ripeto, che l'appello è stato firmato da persone tanto diverse, e quello che è stato detto nell'assemblea dell'8 settembre, l'assemblea pubblica che c'è stata a Roma l'8 settembre, era una raccomandazione, anzi sono due raccomandazioni di Rodotà che io ho particolarmente sentito. La prima, dire non è il momento di essere diplomatici, non è il momento di scoraggiarsi, non è il momento di pianicolare su noi stessi, ma non è neanche il momento di essere diplomatici, cioè dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia le cose, anche gli errori commessi da tutte le parti. Destra, sinistra, centro, anche la componente ecclesiastica, io sono credente, però
riconosco che sono state fatte delle cose tremende in nome della religione. E l'altra raccomandazione è questa, di dire guardate che il 12 di ottobre non è un punto di arrivo, è un punto di partenza per una costruzione, costruzione anche di una cultura politica, e a cui tutti siamo chiamati, io credo. Discussioni, confronti, purtroppo qua ci sono pochi giovani, è una cosa che noi dispiace sempre. Quindi purtroppo abbiamo tutti il compito di parlare ai figli, ai nipoti, a, se siamo insegnati, parlarne anche nelle nostre scuole, perché a quando adesso nessuno si può sottrarre a questo compito. Perché salvaguardare la Costituzione significa salvaguardare la nostra dignità. Nel momento in cui io sono costretta a subire, scusate, una cosa minima, però per dire tutto conta. Se io come pendolare arrivo in ritardo sul posto di lavoro con un'ora, un'ora e mezza di ritardo perché i treni non funzionano, questa è un'offesa alla mia dignità di lavoratore. E non so se riesco a comunicare questa mia indignazione, visto che parecchie volte purtroppo ho avuto modo di indignarmi in questa maniera. E allora un richiamo alla nostra responsabilità e anche un richiamo all'unità di intenti, perché sono tante le persone per bene in Italia, naturalmente. Certo, ci sono quelli che hanno votato per una certa parte politica e di cui io non posso parlare assolutamente bene, non sono motivazioni che assolutamente non sono mie, però, ripeto, in nome dell'associazione, io mi dito, perché è una cosa che sento molto, è libertà e giustizia. Quindi spero che ci vediamo in tanti a Roma, ma soprattutto che continuiamo a vederci in seguito per lavorare insieme. Grazie. Ci troviamo qua in difesa della Costituzione. Come ha detto prima Sofia, è stata scritta da, come la professoressa, è stata scritta veramente da persone sagge. Venivamo da un periodo molto difficile, la guerra, prima se ne facevano molto di più, e adesso siamo qui, ci troviamo qui a difendere la Costituzione. Perché ci troviamo a difendere? Io so solo una cosa, sono molto arrabbiata, mi dico veramente arrabbiata con la mia generazione, cioè la nostra generazione, perché se la gioventù oggi pure non è qui, li abbiamo educati noi, sono i nostri figli. E perché i nostri figli? Io so solo una cosa, a 20 anni io avevo la possibilità di sognare, di programmarmi in futuro, di pensare di continuare a studiare, di non andare a studiare perché sapevo di trovare un lavoro. Io ho dei figli grandi, loro questa possibilità, come tanti altri giovani, è negata. Loro non possono nemmeno pensare di fare una famiglia. Sul manifesto c'è scritto il diritto al lavoro. È vero, la Costituzione ci dà il diritto al lavoro, il diritto alla salute. Sono parole scritte. Parole scritte dopo un periodo di sangue, eppure noi, la stessa la generazione subito dopo, perché sono stati i nostri padri, e questa generazione ci ha messo a dover dirgli difendere quelle parole, però è la generazione che ci sta governando. Se a Roma non stanno lì, perché si sono svegliati e sono andati lì a Roma sono stati mandati, allora dico io, quando abbiamo la possibilità veramente di decidere, l'unica arma che abbiamo è quella, il voto. Possiamo, è possibile che ancora non riusciamo a trasmettere o a far modo di capire quanto è importante quel voto, perché io ancora adesso trovo la difficoltà delle persone a decidere con la propria testa. La maggioranza che ha detto la signora prima non era solo perché si vota a maggioranza. Purtroppo il voto non è stato libero da tempo e non è ancora libero. Allora io dico che dobbiamo muovere a un livello culturale, dobbiamo far sì che i nostri figli, perché sono i nostri figli, è mio figlio, ma c'è il figlio di Silvio, il figlio di... è una generazione intera, a dover sì a lottare per i diritti che noi abbiamo avuto e li abbiamo bruciati noi loro. Forse questa generazione si può salvare, ma i loro nipoti ci diranno i nostri nonni sono stati catastrofici, i nostri nonni stanno massacrando l'ambiente in modo incredibile.
non possiamo non pensare a quante biomassa, quanti, ma di tutto e di più si costruisce. E in nome di cosa? In nome del lavoro. Non offrono lavoro. E allora dico io che il livello dobbiamo cambiare. Prima noi dobbiamo tornare a ragionare a quell'ideale che è stata scritta la Costituzione, perché allora c'erano degli ideali che si portavano avanti, che si faceva veramente avanzare nelle così famose sezioni prima di partito. Io ribadisco e ribadirò sempre, perché quella formavano una nuova classe politica. Adesso la nuova classe politica non è formata, ci sono persone messe lì. C'è una forza nuova politica che adesso si sta creando, però fa opposizione, può fare, ma pensano soltanto che adesso non bisogna andare alle elezioni, perché si perde, non c'è la possibilità che possano ritornare a quel Parlamento. E questo che si ragiona, non si ragiona per l'idea, non se ne fregano loro se fa bene, perché dello spread a loro non interessa, ce lo dirimpongono a noi. A noi dicono che c'è l'Europa, che ci sono tutti questi problemi, ma noi qua comunque lo sappiamo, e così a livello pure comunale. E ribadisco un'altra cosa, che le votazioni, le più importanti, sono quelle comunali, perché noi conosciamo tutte le persone che portiamo al comune, e perché da lì parte tutto poi per andare alla regione, per andare alla provincia, e per quel poi arrivo al Parlamento, che poi arrivano lì e che cosa fanno? Si guardano per televisione, hanno tutti i palmari, hanno tutti i telefonini. Quindi quello lì, vanno lì a perdere quel tempo lì. Nelle commissioni, perché quando arrivano in Parlamento la legge c'è decisa, nelle commissioni e nel capobanda, perché il partito adesso, il presidente del partito è diventato capobanda. Non ci sono più ideali. Allora dico io che dobbiamo fare un enorme lavoro, prima di tutto su noi stessi. Perché dobbiamo essere noi a rilavorare sul nostro cervello, a riprogrammare e a rimettere insieme di nuovo quell'ideale, quel sentimento forte. E questo mi spinge ad andare a Roma. E perché quel lavoro che devo fare io, devo dire io quanto è più possibile, far capire che la Costituzione non sono parole scritte in un segreto, che purtroppo non si deve cambiare, no purtroppo, che non si deve cambiare la Costituzione, ma si devono cambiare le persone che la vogliono cambiare. Non si può votare perché ha fatto un favore, perché ci ha fatto un lavoro, non si può ancora promettere un lavoro. Noi abbiamo un territorio bellissimo, tutto è sud. Io quando vedo una cosa, se devo andare a Milano, parto da Roma e Napoli, ci vogliono 2 ore. Milano è una cosa incredibile. Ma se voglio andare in Calabria ci metto 8 ore. C'è ancora, c'è un enorme, proprio c'è un abisso. E ancora al nord si pensa che il meridione è la palla al piede del nord. Io penso che la palla al piede sono loro, del nostro meridione. E noi dobbiamo fare un passo in più a loro, dobbiamo crescere ancora di più e far capire che non siamo mai stati gli ultimi e non lo saremo mai. E la forza deve partire da noi, perché abbiamo un motivo in più per rimarcare che la Costituzione va bene così e va applicata così com'è, senza queste persone. Cos'è il referendum abrogativo, sospensivo? Qual è l'iter formativo della legge ordinaria, della legge costituzionale? Il doppio esame, il passaggio Camera, Senato, Senato, Camera. Io questa relazione ve la risparmio, magari ve la trasmetterò, la scrivo per bene, però voglio fare alcune riflessioni. È chiaro che la prima parte non va modificata, che riguarda i principi fondamentali, i cardini della nostra lex legge, che è la legge principale, i principi fondamentali, i diritti inviolabili della persona. Anche se in una precedente mia relazione, tempo addietro, ho scritto che volevo modificare l'articolo 1, il primo articolo della nostra Costituzione. In questo modo, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul volontariato, dal momento che non c'è lavoro né per giovani né per i meno giovani. Quindi noi dobbiamo ammodernare questa Costituzione e dobbiamo un poco modificare
con leggi costituzionali di revisione, di modifico, di integrazione, la seconda parte. Non è possibile che un iter formativo di una legge ordinaria duri nel tempo. La legge arriva quando non c'è più bisogno. Quindi dovremmo snellire questo iter formativo della legge ordinaria. Non parliamo poi dell'iter formativo di una legge costituzionale. Come si è arrivata alla nostra Costituzione? Dovremmo partire da lontano. Dovremmo partire dal progetto dei padri costituenti, quelli che oggi sono stati chiamati a Roma, i famosi uomini di scienza e di cultura. Io invece ricordo Costantino Mortati, Luigi Einaudi e Tommaso Perassi. Infatti ci fu resistenza per l'approvazione della Costituzione e dei referendum, è rimasto soltanto quello abrogativo e poi c'è il sospensivo per l'articolo 138, secondo e terzo comma, che non abroga ma sospende quando non si raggiunge il quorum previsto di 2/3, la maggioranza assoluta. Quindi noi dovremmo insistere perché si ammoderni la seconda parte, che riguarda l'iter formativo della legge ordinaria e costituzionale, con l'eliminazione di una Camera. Questo bicameralismo perfetto o non perfetto non va bene, perché si perde troppo tempo. Si chiamano leggi navette, Camera, Senato, Senato, Camera. E per quelle costituzionali addirittura c'è un riesame, un doppio esame, Camera, Senato, Senato, Camera. Quindi passano 40 secoli prima ancora che noi abbiamo una pronuncia definitiva. Poi, voi avete parlato di partecipazione. Certamente, il cittadino è disinformato, il cittadino non ha capito un bel niente. Questo è un discorso che non si può fare a tutti. Un guiviste popolo non sa quali sono i suoi diritti, quali sono i suoi doveri, non sa che significa referendum, non sa che significa l'iter formativo di una legge. Perciò stasera parecchi hanno disertato. È un discorso che è molto difficile, molto complicato, è a farsi e a comprendersi. Quindi che cosa è rimasto? È rimasto il referendum abrogativo, articolo 75 della Costituzione, e quello sospensivo come legge speciale, 138, secondo e terzo comma, speciale rispetto alla pronuncia ordinaria. Come si è arrivata alla nostra Costituzione? Ci furono resistenze sia da destra che da sinistra. Le stesse forze di sinistra si opposero all'emanazione di altri referendum, il 123, il 135, altri tipi di referendum. E chi è che li approvò? Furono proprio questi uomini di cultura e di scienza. Quindi c'è stata un'opposizione a questa partecipazione democratica. Perché oggi non si è capito che democrazia significa forza di popolo. Deriva dal greco, demos significa popolo, e kratia significa forza, governo. Quindi noi dobbiamo aumentare questa partecipazione. Il cittadino veramente deve essere al centro dell'attenzione e al centro dei suoi interessi. Grazie.